Lui ha 43 anni, 44. 44, io ne ho Da poco. 82, qui c'è una differenza di esperienza anche diversa. 2 anni che fotografavo, o forse prima, mettevo da parte i rullini perché non avevo i soldi per svilupparli, quindi lo mettevo in questa busta e li lasciavo lì. Quindi fotografavo e basta, e non vedevo niente però, non sapevo i risultati. A che un mio amico, un giorno, vede questa busta con i rullini e dice: vabbè, te li sviluppo io. Ho voluto scegliere delle foto un po' più meno gridate, in genere io mafia, morti ammazzati, feriti, dolore. Ho voluto scegliere proprio le bambine, che sono delicate, perché in realtà io trovo che tra le bambine, la delicatezza delle bambine e questi personaggi, ci sia pure una delicatezza. Non c'è questo divario che può sembrare forte, scandaloso, cioè le bambine, le puttane, no. C'è un comportamento di rispetto che è uguale, anche se su persone diverse. Io con le bambine e lui con il suo mondo. E non tutti quelli che frequentano puttane, travestiti e transgender poi fanno fotografie interessanti, per cui c'era un suo interesse. Ero uno di loro, non ero una persona che aveva un distacco. Loro questa cosa l'hanno usata, non è stata così strana o difficile, al che anche adesso siamo amici, cioè conosco queste persone che fanno questo lavoro e c'è gente che si prostituisce per 3 euro, per 5 euro. Qui è una trans che si prostituisce, dove io ho vissuto con lei 1 anno, mi venivano i clienti e la fotografava mentre si preparava per un cliente. E sono stato 1 anno a casa sua. Puoi stare qui a Tokyo, non mi interessa a me a Roma, mi interessa la fotografia fatta in un luogo, non luogo. Non mi interessano le macchine fotografiche da 1000 euro. Io ho molte foto e inizialmente, che ancora adesso faccio, e le faccio con una usa e getta della Kodak classica, che ho sempre dietro. Io ho fatto miliardi di foto con queste. Non si rompe, ce l'ha in tasca, è piccola, c'ha un flash potente, un po' violenta come macchinetta, però io l'amo. E anche lei ha detto: io non voglio portare le foto che conosce tutto il mondo di mafia, voglio fare una cosa molto più Ma era dolce, perché molto per più. essere in rapporto Sì, esatto. in contrasto, ma non è un contrasto profondo, è solo superficiale il contrasto, perché in realtà, così come lui ha fotografato con rispetto queste persone che in genere nessuno rispetta, io ho fotografato le bambine con lo stesso rispetto. Queste fotografie, sia di Letizia che anche di Roberto, fanno parte della storia, la storia di Sicilia, che come ha detto Rob Salper prima, che è anche la storia di Palermo, d'Italia, dell'Europa, perché purtroppo la mafia esiste e la povertà esiste e l'omertà esiste e il pizzo esiste, tutte queste cazzate si trova anche in Olanda purtroppo. Purtroppo esiste, forse un po' di meno, per fortuna. Il monte di Palermo, per me Palermo, io sono Palermo, la bambina è Palermo e le ali, abbiamo perduto le ali, non siamo più angeli, perché non è tempo di angeli.